Ciao! In questa 17ª lezione di saxofono vedremo come ottenere delle posizioni alternative per il Fa, Fa diesis e Mi acuto utilizzando il tasto X. Cominciamo! Per ottenere la posizione alternativa del Fa acuto utilizzando il tasto X, partiamo dalla posizione del Do acuto, vale a dire tasto 2 più portavoce. A questa posizione aggiungiamo il tasto X premuto con l'indice della mano sinistra. In questo sassofono il tasto X ha la forma di una goccia, è questo, e si trova immediatamente sopra al tasto 1, ossia al tasto del Si. In altri strumenti può essere tondo con madreperla, come gli altri tasti frontali per la mano sinistra. Per la posizione alternativa del Mi acuto utilizzando il tasto X, partiamo dalla posizione che abbiamo appena visto, vale a dire dalla posizione del Fa acuto con tasto X, ossia tasto 2 più portavoce più X. A questa posizione aggiungiamo il tasto 3 premuto con l'anulare della mano sinistra. In questo modo scendiamo di un semitono e dal Fa arriviamo al Mi acuto con tasto X. Anche nel caso della posizione alternativa per il Fa diesis acuto con tasto X, partiremo dalla posizione base del Fa acuto con tasto X. Quindi tasto 2 più portavoce più tasto X. A questa posizione aggiungiamo il tasto TA premuto con il taglio dell'indice della mano destra. In questo modo saliamo di un semitono e dal Fa acuto passiamo al Fa diesis acuto con tasto X. Abbiamo visto che sul sassofono una stessa nota può essere ottenuta con diverse posizioni. Ciascuna di queste posizioni ha delle caratteristiche di intonazione e di timbro assai differenti l'una dall'altra. La scelta di una posizione piuttosto dell'altra è sicuramente dettata da esigenze tecniche, ma potrebbe anche essere determinata dalla ricerca del suono, del timbro più adatto nell'esecuzione di un brano, di un solo da concerto, di un esercizio o di uno studio. La nostra lezione di saxofono numero 17 termina qui. Come sempre ti invito a scrivermi alla mail lezionidisaxofono@yahoo.com, dove potrai chiedermi consigli oppure
richiedere il libro Lezioni di sassofono, edito da Vigor Music, con il quale potrai approfondire gli argomenti trattati nelle video lezioni. Ti ringrazio per la tua attenzione, alla prossima!